Ultima giornata di Serie D con il verdetto più importante ancora da emettere. Il controsorpasso inaspettato del Matelica dà i favori alla squadra del patron Mauro Canil, ma l'ultimo ostacolo per la compagine maceratese sarà la trasferta di Avezzano. Alla Vispesaro non resta che vincere a Castelfidardo e sperare in buone notizie dal De Marsi. Grande attenzione dunque su Avezzano-Matelica. La squadra di Federico Giampaolo è già certa del terzo posto, ma le parole del patron Paris e la bella cornice di pubblico prevista sproneranno i marsicani a giocarsela per l'intera posta, anche se verrà dato spazio ad alcune seconde linee anche per risparmiare i diffidati Pellecchia, Sbardella e Morgan Besana in vista della semifinale del 13 maggio. Per il Matelica pochi calcoli da fare, servono 3 punti per festeggiare l'approdo tra i professionisti. Mancherà il bomber Magrassi, fermato per 3 giornate, ma comunque in calo di rendimento. Le parole di Giampaolo. Dobbiamo continuare questa striscia positiva, giochiamo in casa, ci teniamo. Anche in vista per quanto riguarda i playoff, e di conseguenza faremo la nostra partita. Poi giustamente chi giocherà meglio, chi avrà più motivazioni, vincerà la partita. È stata l'unica squadra che nell'ultima partita del girone di andata abbiamo perso 4-0, è stata l'unica, per cui dobbiamo cercare di fare la nostra partita davanti ai nostri tifosi e di fare una grande prestazione. L'Aquila o Pineto, una di queste due squadre darà vita alla semifinale playoff tutta abruzzese. Al momento le due compagini hanno gli stessi punti e lo scontro diretto premia il Pineto, che così chiuderebbe al quarto posto. L'Aquila riceve la Vastese, sembrava potesse essere un match spareggio per il quinto posto, ma il tonfo casalingo della squadra del patron Bolami e il blitz jesino dell'Aquila hanno definito il quadro in anticipo. Per l'Aquila una grande soddisfazione, dopo un'annata ricca di difficoltà sul fronte societario. In casa Vastese si parla già di futuro, coi nomi proprio dell'Aquilano Battistini e dell'ex Teramo Palladini in pole position per la successione di Colavitto. Intanto il portiere Camerlengo esprime la sua delusione per l'epilogo della stagione. Purtroppo siamo usciti e c'è grande rammarico per questo, perché ci abbiamo messo tanto impegno, veramente ci abbiamo messo tutto durante l'anno e purtroppo non è servito. E niente, i playoff era un nostro obiettivo e purtroppo non ci siamo riusciti. È normale essere arrabbiati, qua a Vasto la Vastese è un qualcosa di importante per la città che è seguita da tanto tempo, quindi so e capisco la rabbia dei tifosi. Fresco di qualificazione ai playoff, il Pineto proverà a blindare il quarto posto sul campo della Recanatese. I Leopardiani hanno chiuso la pratica salvezza a Vasto e non avranno granché da opporre, anche se il Pineto potrebbe risparmiare energie in vista della semifinale. Chi invece vorrà dare il tutto per tutto è il San Nicolò, che vuole coronare la rincorsa salvezza, ed espugnando il San Marino Stadium centrerebbe un risultato insperato fino a qualche mese fa. In caso di parità bisognerà sperare nella mancata vittoria dell'Agnonese. La squadra del Titano è fuori dal discorso playoff, priva degli squalificati Ciurlanti e Ceccarelli, e la società di questi tempi ha la grana della doppia affiliazione nelle federazioni italiana e sammarinese da sbrogliare. Montani sarà senza lo squalificato Cane. Stagione già finita per il Francavilla, che ospita un Monticelli le cui speranze di play-out sono ridotte al lumicino, e per i nerostellati, che chiudono il campionato a Fabriano nella gara tra retrocesse. In caso di vittoria i pratolani lasceranno l'ultimo posto proprio ai marchigiani.